Arriviamo che la strada fuma ancora. Non abbiamo questi equipaggiamenti. Noi Tuar, noi rivoluzionari, non abbiamo radiotelefoni. Questi bruciati devono essere per forza pick-up di Gheddafi. Nel giorno in cui gli Stati Uniti mettono uno stop ai loro bombardamenti, sono i raid della NATO a colpire le forze del regime su Brega. Ma i combattenti dell'opposizione lo scoprono così, a tentoni. Ci troviamo in un punto strategico, di là la zona residenziale, di qua verso le raffinerie. Muovono milioni di barili al giorno, per il governo provvisorio di Bengasi sono come l'aria, un'aria che non ha più. Intorno i resti di una battaglia in corso. Venite a vedere, questo ordigno è rimasto inesploso, basta toccarlo e saltiamo tutti in aria. Guardate, mine anti-uomo. Ecco cosa fa Gheddafi al suo popolo. L'Italia forse ci darà le armi, per ora usiamo quello che troviamo. Ma qualcosa non va, è evidente. La battaglia c'è addosso. I razzi di Gheddafi colpiscono dove ci troviamo. Via, stanno avanzando, gridano intorno. Prendete posizione, soldati. Ma è caos, è fuga precipitosa. Eravamo lungo la strada che porta a Brega, proprio dove la strada si divide, porta verso la zona residenziale. Siamo finiti sotto il fuoco delle forze di Gheddafi. A distanza di sicurezza ancora il bombardamento. Le forze del Raid ci vedono, noi non le vediamo. Quelle forze ci puntano, di qua sparano alla cieca. Nelle immagini di Miki Stoici ci racconto dell'ennesima fuga verso la più sicura Sdabia.